Era nato a Sondrio nel 1946 Giuseppe Mazza, l'uomo trovato ieri senza vita a Como con la gola tagliata da un coccio di vetro nella sua auto, per lui anche dimora. L'omicidio riporta con la mente la tragica morte 2 anni fa di un altro valtellinese che proprio agli ultimi aveva dedicato la vita, Don Roberto Malgesini di Cosio Valtellino. I ricordi di quegli attimi terribili che hanno preceduto lo schianto saranno determinanti per ricostruire che cosa è accaduto mercoledì ad Albosaggio, a teatro dell'incidente aereo costato la vita al pilota Giovanni Murari. Già ascoltato in ospedale a Bergamo, dove è ricoverato il giovane superstite. Martedì l'autopsia del pilota. Dopo l'assaggio riservato ai podisti che hanno partecipato lo scorso 2 giugno alla Corsa della Repubblica, da oggi pedoni e ciclisti possono finalmente passare sul ponte che collega la piastra al Parco Bartesaghi. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Era nato a Sondrio nel 1946 Giuseppe Mazza, l'uomo trovato ieri senza vita alla periferia di Como con la gola tagliata da un coccio di vetro dentro la sua auto, un'auto che per lui era anche l'unica dimora. Questo omicidio a Como di un valtellinese purtroppo ci rimanda con la memoria a 2 anni fa, quando fu ucciso un altro valtellinese che proprio aveva dedicato la propria vita agli ultimi, Don Roberto Malgesini. Sentiamo. È una Volkswagen Lupo grigia il luogo del delitto consumatosi ieri in via Giussani a Como. Un'auto che per la vittima Giuseppe Mazza, nato a Sondrio nel 1946, deceduto per una ferita inferta con un coccio di bottiglia alla gola, fungeva anche da dimora. Il cadavere di Mazza, la cui vettura e verosimilmente la cui figura si possono scorgere anche su un'immagine di Street View di una manciata di giorni fa, è stato trovato da un passante di 16 anni. L'anziano si trovava sul lato del guidatore, reclinato, con una gamba fuori dell'abitacolo come per difendersi da un aggressore proveniente dall'esterno. Poche ore prima, a un centinaio di metri dal luogo del delitto, un salvadoregno di 24 anni era stato colpito sempre alla gola con un pezzo di vetro da un uomo che si sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere un'informazione. Per questa aggressione, per miracolo non mortale come invece nel caso del sondriese senza dimora, è stato arrestato un uomo di Albiolo in provincia di Como di 33 anni che sempre ieri mattina aveva aggredito con cocci di bottiglia anche un bambino. La polizia di Como sta procedendo con 2 distinte indagini nei confronti di Omar Querenzi. Se da un lato c'è stato il riconoscimento di Querenzi quale autore dell'aggressione al bambino di 8 anni e al giovane del Salvador, ferito lievemente il primo, medicato con 20 giorni di prognosi il secondo, dall'altra non è ancora provato che il 33enne con problemi di tossicodipendenza abbia colpito e ucciso l'anziano con lo shard. Per questo al momento le 2 indagini sono formalmente separate, anche se gli indizi, la sequenza degli eventi rendano Querenzi sospettato dell'omicidio. L'uomo si sarebbe reso protagonista, insomma, di una folle spedizione punitiva verso persone sostanzialmente scelte a caso, che ha avvicinato con la scusa di un'informazione e ha poi colpito con i cocci di vetro. Questo omicidio a Como di un valtellinese che purtroppo la vita aveva già relegato tra gli ultimi riporta con la mente la tragica morte di un altro valtellinese che proprio agli ultimi aveva dedicato la propria vita. Si tratta di Don Roberto Malgesini di Cosio Valtellino, ucciso a coltellate la mattina del 15 settembre 2022 sotto la casa dove abitava in piazza San Rocco a Como, mentre si preparava la consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri da uno dei senza fissa dimora che lui assisteva. In suo ricordo il 25 novembre 2020 è stato dedicato a Como il consueto dormitorio invernale allestito per i senza fissa dimora. Senza dimora proprio come il sondriese Giuseppe Mazza, sgozzato in un parcheggio senza un perché. I ricordi di quegli attimi terribili che hanno preceduto lo schianto saranno determinanti per ricostruire che cosa è successo mercoledì pomeriggio ad Albosaggio, teatro dell'incidente aereo costato la vita al pilota, il 60enne istruttore di volo Giovanni Murari. I carabinieri hanno già ascoltato in ospedale a Bergamo, dove è ricoverato il giovane superstite che era a bordo con lui. Sentiamo. È già stato ascoltato dai carabinieri di Sondrio, cui è stata affidata l'indagine, il giovane di 17 anni di Abbadia Lariana nel Lecchese, che mercoledì si trovava con il comandante Giovanni Murari a bordo del Robinson R22 Beta, precipitato poi in un prato di via Piavanini ad Albosaggio. Nel tragico incidente Murari ha perso la vita, mentre il giovane è ferito ma salvo, con tutta probabilità proprio perché il corpo del pilota nell'impatto a terra gli ha fatto, per così dire, da cuscino, è stato lì trasportato all'ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ora è ricoverato. Non è in pericolo di vita e i suoi ricordi saranno senz'altro determinanti per fare luce sui momenti che hanno preceduto l'impatto dell'elicottero di proprietà della Eurotech, la ditta di Caiolo presso cui da più di 8 anni lavorava come istruttore di volo Murari, contro il cavo di guardia della linea dell'alta tensione, impatto in seguito al quale il velivolo è precipitato poi al suolo. L'alpinista, scrittore e pilota di elicottero Simone Moro, collega e amico di Murari, ricorda che la nebbia e i cavi sono i peggiori nemici di chi vola. Mercoledì però non c'era nebbia, anzi non è esclusa semmai l'ipotesi che il pilota possa essere stato abbagliato dal sole. Di certo c'erano i cavi. Ma bisogna capire, questo è il grande punto di domanda, se i cavi sono stati la causa dell'incidente o se i cavi sono stati la causa della mancata, del mancato manovra, della mancata manovra di atterraggio in autorotazione. Sì. Tre le ipotesi di reato formulate nel procedimento penale contro ignoti aperto all'indomani dell'incidente in procura a Sondrio: omicidio colposo, lesioni colpose e disastro aviatorio colposo. Dopo il sopralluogo di ieri dei forze dell'ordine, del procuratore Piero Basilone e del sostituto Stefano Latorre nel prato della tragedia, i resti dell'elicottero sono stati conferiti a un custode giudiziario a Sondrio. Martedì invece la salma di Giovanni Murari sarà sottoposta ad autopsia. Questo permetterà di appurare se l'incidente sia da collegarsi o meno a un malore. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. E ora saliamo a Bormio per parlare dell'iniziativa della Onlus Cancro Primo Aiuto. Si tratta di Hotel Clinic, iniziativa che porta sul territorio medici specialisti e macchinari di ultima generazione per offrire ai pazienti un supporto medico di alta qualità. L'appuntamento è sino al 19 agosto all'Hotel Cristallo. E intanto la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti scrive alla Onlus: grazie agli specialisti volontari che si prestano a un'iniziativa così nobile. Giuliano Padroni. La salute e la prevenzione non vanno in vacanza e quando servizi di assistenza medica di primo ordine giungono su un territorio così particolare come il nostro, allora la questione merita di essere trattata. Si chiama Hotel Clinic Bormio, l'iniziativa giunta al suo secondo anno, avviata lo scorso 1 agosto e che andrà avanti fino al 19 di questo mese. L'idea è della Onlus Cancro Primo Aiuto e di fatto offre la possibilità di poter usufruire di tutti i servizi del suo poliambulatorio ma senza dover lasciare la Valtellina. I volontari specialisti, macchinari e strumenti del laboratorio di ultima generazione di medica etica sono infatti a disposizione dei pazienti presso l'Hotel Cristallo di Bormio, dove è stato allestito un funzionale centro medico anche grazie alla preziosa collaborazione di Croce Rossa Italiana. Tutta questa affluenza rispetto al primo anno, abbiamo fatto bene anche a fare un accordo con anche la Croce Rossa di Sondrio, di Colico. Sono stati molto attivi sulla parte infermieristica, che l'anno scorso non c'era, e questo ha velocizzato un po' l'attività. Croce Rossa di Sondrio, in collaborazione con il Comitato di Colico, ha dato subito il suo assenso perché rientra ampiamente e meritoriamente nei nostri principi, che sono anche quelli della prevenzione e della tutela della salute. Tra i servizi offerti durante le 3 settimane di Hotel Clinic Bormio, quelli dedicati alla terapia del dolore, all'ecografia mammaria, alla fisioterapia con TECAR e laserterapia e ancora ai test rapidi per PSA e HCV, all'ecografia addominale, allo screening dermatologico, ma non solamente. Insomma, davvero un'importante opportunità per coloro i quali residenti nella nostra provincia o turisti vogliano usufruire di approfondite visite specialistiche. Ho visitato un discreto numero di persone, sia residenti qui a Bormio ma anche afferenti da altri comuni e quindi qua in qualità di turisti, che avevano necessità di svolgere visite di prevenzione o di screening e che avevano difficoltà nel prenotare i controlli presso le strutture sanitarie convenzionali. Questo è un reparto di fisioterapia, lavoriamo molto sulla terapia del dolore, sia con le onde d'urto, la laserterapia di ultima generazione e la tecarterapia. Io sono anche formatore di tecarterapia e le patologie che maggiormente trattiamo sono tutte patologie a carico osteoarticolare. Nell'ambito del progetto di medica etica di cancro primo aiuto qui a Bormio, personalmente ho effettuato visite specialistiche di chirurgia vascolare e prestazioni ecocolor Doppler di tutti i distretti arteriosi e venosi, e c'è stata anche quest'anno, come l'anno scorso, una grandissima affluenza sia di persone del luogo che di
di villeggianti. Molte discipline come la terapia del dolore sono appunto state portate capillarmente nel territorio con figure di primo rilievo come per esempio il dottor Guardamagna, che è il direttore dell'unità di terapia del dolore di cure palliative dello IEO e appunto con strumentazioni di primo livello. Complimenti all'iniziativa giunti nei giorni scorsi dall'assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. Questo bel messaggio dell'assessore al welfare alla dottoressa Letizia Moratti, che si è voluta ricordare di noi sapendo che durante un periodo di ferie, dove tanti medici hanno rinunciato anche alle proprie ferie per venire qui, li ha voluti salutare e ha voluto salutare tutti coloro che partecipavano a questa iniziativa. Soprattutto sono grata ai tanti medici ed operatori sanitari che con entusiasmo e straordinario senso civico stanno contribuendo al successo di questo lodevole evento. Dopo l'assaggio riservato ai podisti che hanno partecipato il 2 giugno scorso alla Corsa della Repubblica, da oggi pedoni e ciclisti possono finalmente passare sul ponte che collega la piazza al Parco Bartesaghi. Si tratta dell'ottavo ponte sul Mallero, quello più a sud. Consideriamolo un po' il regalo di mezza estate da parte del Comune di Sondrio. Vediamo. Chiamiamolo pure il regalo di mezza estate del Comune di Sondrio. Da oggi, infatti, pedoni e ciclisti possono finalmente passare sul ponte che collega la piastra al Parco Bartesaghi. Dopo l'assaggio riservato ai podisti che hanno partecipato lo scorso 2 giugno alla Corsa della Repubblica, il collegamento è ora a disposizione di tutti e i primi commenti sono decisamente positivi. È un bel, piuttosto che fare il giro, entrare in Sondrio nel traffico, è una novità. Sì, bello, dobbiamo ancora passarci. E noi siamo qui in visita dei parenti, abbiamo approfittato per vedere i bei posti e l'e-bike penso sia una cosa molto buona per vedere i paesaggi qui in giro. Ma per adesso sembra una bella novità, lo proviamo per la prima volta e vediamo come funziona. Lunga 63 metri e larga 4, di cui 1,5 metri per la parte pedonale e 2,5 per quella ciclabile, l'infrastruttura aperta quest'oggi è costata 1,6 milioni di euro, finanziati dallo Stato attraverso il bando periferie per la riqualificazione urbana e la sicurezza del quartiere La Piastra, con una quota a carico del Comune di 140 mila euro. Il varo, ovvero lo spostamento del manufatto nella sua sede definitiva, era avvenuto esattamente un anno fa. I lavori si sono protratti a causa delle problematiche legate alla fornitura dei materiali che si sono verificate nell'ultimo anno. Si tratta dell'ottavo ponte sul Mallero, il più a sud, localizzato appena a monte del viadotto sulla tangenziale, vicino alla confluenza del Mallero con l'Adda, con accesso da via Torelli. Il ponte presenta una struttura snella a campata unica con arco ribassato e stralli incrociati. Costruito in acciaio e calcestruzzo, l'impalcato è costituito da 2 travi di bordo che realizzano i tiranti degli archi e da una serie di travi trasversali sulle quali è gettata la soletta. Le parti visibili delle strutture in acciaio sono state verniciate di bianco. Tra poche settimane l'area, già provvista di segnaletica verticale e orizzontale, sarà completata dalla passerella a sbalzo sul Mallero e dall'area di sosta in prossimità dell'accesso al ponte. Nel frattempo, soprattutto coloro che non lasceranno la città per Ferragosto e i tanti turisti potranno finalmente apprezzare la comodità di passare più velocemente dal Parco Bartesaghi al sentiero Valtellina o viceversa. Segnatevi data e luogo, 30 settembre, Morbegno. Anche in provincia di Sondrio sbarca la Pigiama Run, l'evento che unisce sport e solidarietà promosso dalla Lilt Sondrio allo scopo di raccogliere fondi per sostenere progetti e servizi concreti in aiuto dei bambini malati di tumore. Simone Belletti. Sport e solidarietà si uniscono in un evento che è nato 4 anni fa e che ora sbarca anche in provincia di Sondrio. La Lilt Sondrio da quest'anno ha deciso di promuovere la Pigiama Run. 2 le parole chiave della manifestazione. Lo sport come strumento di prevenzione del tumore e il pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini in terapia oncologica. Il ricavato dell'evento servirà proprio a sostenere progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie grazie alla rete Lilt. Appuntamento dunque a Morbegno venerdì 30 settembre. Si rinnova dunque il legame tra la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Sondrio e la città di Morbegno, che da anni ospita la Lilt Running. Parte un'iniziativa che parte dalla Lilt di Monza e loro sono già 4 anni che lo fanno.
pigiama rana per stare vicino, per essere vicino ai bambini malati oncologici, proprio in pigiama per questo motivo, perché diamo solidarietà a chi in pigiama ci sta tutto il giorno, i bambini malati oncologici. Sarà un evento nazionale su tutte le LILT d'Italia, 17 LILT in presenza, le altre si può fare, si può camminare o correre come si vuole, però tutti lo stesso giorno e tutti allo stesso orario. Il ritrovo per questa giornata è previsto a Morbegno alle 18 in via Cappuccini. Partenza fissata per le 19 dall'oratorio San Luigi. Sarà un percorso cittadino di 4 km, accessibile a tutti, tutti potranno partecipare. All'interno dell'oratorio ci sarà il village con musica, poi finita la camminata probabilmente facciamo anche un pochino qualcosa da mangiare, giochi per i bambini, stand, chi vuole partecipare. L'importante, una cosa che tendiamo a sottolineare è l'iscrizione. Iscriversi prima, così si ha la possibilità di avere o a ritirare al village oppure presso la LILT prima o inviarselo a casa il pacco gara, dove troverete dei prodotti sponsorizzati da diversi sponsor della nazionali e anche il pettorale per partecipare alla camminata. Si sta pensando anche a delle premiazioni originali. Abbiamo un'idea magari di fare una premiazione sul pigiama più spiritoso, più carino, più originale. Cosa molto importante è quello che noi raccogliamo andrà a favore di Univale Sondrio, che sta aiutando la pediatria dell'ospedale di Sondrio a adibire una cameretta proprio dedicata ai bambini malati oncologici, per far sì che anche i nostri piccoli malati possano cercare almeno qualcosina di curarsi qui da noi, senza dover effettuare sempre per ogni piccola cosa un viaggio lungo già nelle loro condizioni. Beer and Bar, con la regia dell'Associazione Mandamentale dell'Unione Commercio, Turismo e Servizi, accende i giovedì sera di Sondrio abbinando birre artigianali a proposte gastronomiche e di intrattenimento dei pubblici esercizi. Vediamo. Said invisible, nigga, I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Non è una moda, ma un modo fresco di stare insieme, di fare comunità, di proporre, non solo ai sondriesi, un buon motivo per uscire di casa. Dall'incontro fra le birre artigianali e il buon cibo, ecco dunque Beer in Bar, la proposta dell'Associazione Mondamentale dell'Unione Commercio, Turismo e Servizi per i locali pubblici del centro di Sondrio, una manifestazione dedicata alla valorizzazione della birra prodotta in Valtellina. Inserita all'interno di Sondrio Estate, che prosegue per tutto agosto, l'iniziativa di giovedì sera, pensata con la collaborazione dell'Associazione Culturale Birtellina, le birre artigianali alle proposte gastronomiche e di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi. Un viaggio nostro partito ieri sera in piazza Garibaldi, per poi toccare via Cavallotti, piazza Cavour, Scarpatetti, via Piazzi, con la musica ad accompagnare le degustazioni. La risposta dei sondriesi, complice anche l'AFA, è stata buona. Una proposta che ci è sembrata una buona base di partenza sulla quale lavorare in futuro, per una Sondrio più giovane e turisticamente attrattiva. E segnatevi sul calendario anche giovedì 25 agosto, la terza serata dedicata alle nostre birre artigianali. L'Accademia del Pizzoccheri di Teglio festeggia i propri primi 20 anni di attività. Il presidente Flavio Bottoni, tra le tante iniziative, torna sull'importanza della nostra cultura contadina. Fondamentale, secondo Bottoni, anche incentivare la coltivazione del grano saraceno, recuperando in valle i troppi campi oggi incolti. È il momento di fare uno sforzo in più, dice. Sentiamo. La difesa dell'autentico pizzoccheri di Teglio, ma anche la promozione durante i grandi eventi di una delle bandiere del turismo valtellinese. La necessità, infine, di avvicinare i giovani alle nostre tradizioni. L'Accademia del Pizzoccheri di Teglio percorre questa strada da 20 anni e dopo il difficile periodo del lockdown ha ripreso in pieno, riproponendo momenti conviviali e incontri sui vari temi legati al turismo di montagna e alle prossime sfide della nostra provincia, legate anche alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Sono stati 20 anni fondamentali per Teglio e Pizzoccheri, perché questo 2002, nel 2002 appunto, quando è nata l'Accademia per volontà di Rezio Donchi, che assieme a altri 26 soci, tra cui i ristoranti di Teglio, hanno creato questo organismo per promuovere e valorizzare i pizzoccheri della Valtellina, ma di Teglio in particolare, fatti secondo appunto la ricetta dell'Accademia.
Un paese, quello di Teglio, che tiene il punto sull'autenticità della ricetta per un piatto ormai famoso e conosciuto in tutto il mondo. Di fatto abbiamo ripreso quella che era la tradizione dei nostri nonni, perciò fatti con il burro fuso, con l'aglio, con le patate naturalmente, perciò non ci sono altre varianti. Teglio è sempre stata capitale del pizzocchero, che ha dato appunto questo valore immenso a questo piatto che ormai è provinciale, però seguendo questa ricetta tradizionale. Oggi il ruolo dell'Accademia qual è? Quello naturalmente di promuovere un prodotto tipico della Valtellina, noi pensiamo alla chiave olimpica ma non solo. Certamente siamo in contatto con il comitato organizzatore perché riteniamo che l'immagine del pizzocchero della Valtellina sia ben rappresentata da Teglio, perciò ecco, con l'Accademia cercheremo di essere negli incontri ufficiali, nelle cose, negli eventi importanti per farlo conoscere ancora di più. E dunque, proprio durante questo mese di agosto, nel quale l'Accademia del Pizzocchero festeggia i suoi primi 20 anni dalla fondazione, i soci vogliono portare avanti temi importanti, come la coltivazione del grano saraceno per i pizzoccheri, punto centrale dell'economia contadina nel corso dei secoli. Presidente dell'Accademia, nel cassetto, che sogno ha, che progetto ha, che intenzioni? Allora, il progetto sicuramente è quello di valorizzare ancora di più, farlo conoscere ancora di più il pizzocchero di Teglio, della Valtellina, ma sicuramente è anche legato a un mantenimento del territorio, perciò potrebbe essere un'idea lanciare un progetto di recupero del territorio di Teglio dove è stato in questi anni un po' abbandonato, magari recuperare queste aree dismesse per ritornare a fare in pieno la coltivazione del grano saraceno. E inoltre poi durante il ventennale, l'evento del ventennale, abbiamo coinvolto il Grest di Teglio della parrocchia Santa Eufemia per far conoscere ai ragazzi e far fare esperienza ai ragazzi in questo campo dove hanno potuto anche cimentarsi nel fare veramente praticamente i pizzoccheri sotto la guida delle scarellatrici. È tutto, grazie per essere stati con noi.